Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi parlerò di tensioattivi e di tensione superficiale di un liquido. I tensioattivi sono una vasta categoria di sostanze le quali hanno la caratteristica di poter abbassare la tensione superficiale di un liquido, il liquido solitamente costituito d'acqua. I tensioattivi possono essere naturali o sintetici, li si può categorizzare in anionici se sono sotto forma di anioni o cationici se lo sono sotto forma di cationi, ma ci sono anche tensioattivi anfoteri o non ionici. Quello che ho rappresentato in figura è lo stearato di sodio ed è un tipico tensioattivo, è un sapone in particolare. Infatti i saponi e i detergenti fanno parte della categoria dei tensioattivi. Lo stearato di sodio è un catione, è presente sotto forma di cationi e comincia con una catena molto lunga, carboniosa, CH3, e poi ci sono tantissimi CH2 attaccati l'uno all'altro, sono 16. Per andare ad un diciottesimo atomo di carbonio, il quale ha un doppio legame con un ossigeno, un legame semplice con un O, l'ossigeno è caricato negativamente, e c'è un controione che è uno ione Na+. Si chiama appunto stearato di sodio. Lo stearato di sodio ha una lunga catena carboniosa completamente apolare. Ricordo che i legami carbonio-idrogeno sono per definizione apolari e quindi questa catena apolare va d'accordo con tutto quello che è lipofilo e viene anche detta coda polare lipofila o idrofoba, non va d'accordo con l'acqua. Mentre la testa, questa parte qua, terminale, è invece estremamente polare e quindi va d'accordo con l'acqua. La testa sarà idrofila. Tutta questa catena, compresa la testa, la possiamo stilizzare in una coda, ricordo apolare, e in una testa invece polare. Quindi questa è un po' la figura di un generico tensioattivo. Facciamo un esempio: abbiamo un Becher contenente dell'acqua e un altro Becher contenente la medesima acqua, ma con l'aggiunta di un tensioattivo. Potrebbe essere un po' di sapone, un po' di detersivo, di detergente. O anche questo stearato di sodio. Sappiamo che tra le molecole d'acqua le forze intermolecolari sono piuttosto vigorose e sono costituite in prevalenza da legami dipolo-dipolo e legami idrogeno. Il risultato di queste forze vigorose è naturalmente un'alta tensione superficiale. Quando si aggiunge un tensioattivo, il tensioattivo può stare sulla superficie. E le code non vogliono per nessun motivo entrare dentro tra le molecole d'acqua perché non vanno d'accordo. Quindi le code dovranno essere rivolte, le code del tensioattivo, verso l'aria. Soltanto le teste vanno d'accordo, quindi queste particelle di tensioattivo vengono intanto spinti fuori dal solvente acqua e devono stare sulla superficie. Le teste invece possono trovare spazio tra le molecole d'acqua stesse. Infatti si possono instaurare dei legami intermolecolari tra le teste polari del tensioattivo e le molecole polari d'acqua, come minimo dei legami dipolo-dipolo. Ma questi legami tra le teste dei tensioattivi e le molecole d'acqua sono meno vigorosi rispetto ai legami tra molecole d'acqua e quindi indeboliscono in qualche maniera le forze che tengono insieme tutte le particelle sulla superficie. Detto altrimenti, è diminuita la tensione superficiale dell'acqua, ovvero l'acqua è più bucabile. Oggetti che prima, pur essendo più densi dell'acqua, ci galleggiavano sopra, pensiamo a una zanzara lacustre oppure una graffetta, ora devono sprofondare, non possono più galleggiare sopra, proprio perché l'acqua è più bucabile. Ecco. Un esempio concreto è quello di prendere un bicchiere contenente un po' d'acqua e una soluzione di acqua e sapone. Prendiamo una gocciolina d'acqua e la posizioniamo sulla lavagna. Vediamo che si raggruma, tende a perlare. Questa è la famosa perlatura dell'acqua. Capiamo
causata dalla alta tensione superficiale, non vuole essere divisa, non vuole essere spalmata. L'esempio è completamente diverso. Se mettiamo un po' d'acqua con un tensioattivo, vediamo che l'acqua a questo punto è spalmabilissima. Significa che è diminuita drasticamente la sua tensione superficiale per via del tensioattivo aggiunto. Ho aggiunto un po' di sapone da cucina. Prendiamo sempre il nostro bicchiere d'acqua e facciamo un ulteriore esercizio. Prendiamo del borotalco e ne mettiamo dentro un po', così. Vediamo che il borotalco, pur essendo più denso dell'acqua, per via della notevole tensione superficiale dell'acqua stessa, vi galleggia sopra. Prendiamo adesso del detersivo per piatti, quindi contenente un'altissima percentuale di tensioattivi, e ne mettiamo una gocciolina dentro. Vediamo pian pianino il borotalco finire sul fondo, non appena diminuisce, non appena il detergente sul fondo si solubilizza, diminuisce la tensione superficiale dell'acqua e quindi il borotalco piano 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 affonda e finisce appunto sul fondo del becher, essendo il borotalco più denso dell'acqua stessa. Ecco, si nota come va sul fondo. Spero che questa lezione vi sia stata di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!